Ciao a tutti, scusate la mia presenza un po' scombinata con questa fascia sui capelli, ma sto pensando di andare dalla parrucchiera. Finalmente, direi che è quasi ora perché ho i capelli che non stanno in nessun modo, quindi li copro così e stanno lì fermi. Allora, questo video, come avete letto dal titolo, riguarda zooplus.it. Zooplus.it è un sito tedesco, quindi i prodotti vengono spediti dalla Germania. È un sito tedesco dove trovate tutto ciò che può essere utile per gli animali, ma animali di qualsiasi genere, quindi non solo cani e gatti. Allora, io ovviamente mi interesso per la gatta. Panna non è sparita, vi dico anche questo, perché mi è stato chiesto dove è finita Panna e perché non la faccio vedere. Ovviamente Panna non sta sempre, sempre, sempre attaccata a me, vuole i suoi spazi, adesso è qua sotto che dorme, sul divano, nel mio angolino, e vuole i suoi spazi, quindi comunque è giusto lasciarglieli, è una gatta, ha il suo carattere. Bando alle ciance, ciancio alle bande, passiamo a cosa ho comprato da questo sito. Premetto che c'erano gli sconti, per cui ho approfittato veramente degli sconti per acquistare delle cose che non avrei mai preso se, altrimenti. C'erano i set, non vendono scatolette singole di pappa, ma vendono set di 6 scatolette o 8, dipende insomma dalla marca, da quello che c'è. Allora, c'erano le 6 per 70 grammi Almo Nature, che sono queste scatolette qua di pappa per gatti. Quindi le ho preso delle scatolette. Allora, il misto mare, che è questa, e 6 scatolette così sono costate 5,99 euro. Poi ho preso 6 scatolette di petto di pollo, 6 scatolette di filetto di pollo e 6 scatolette di tonno dell'Atlantico. Le ho comprate perché costano meno rispetto a dove mi rifornisco io. Poi ho comprato anche gli snack, sempre della Almo Nature, e questi qua sono quelli al pollo. Purtroppo non le piacciono e quindi sono rimasta un po' delusa, ecco, perché non hanno conservanti, non hanno schifezze, però a lei non piacciono assolutamente e questo mi è dispiaciuto. Invece i gatti di mia mamma li adorano questi snack. E sono costate 7,69 euro. Poi ho comprato i croccantini. Allora, i croccantini pensavo le piacessero a Panna perché sono della stessa identica marca della sua pappa, quindi sempre l'Almo Nature. In realtà le fanno schifo. Li annusa un po', prova quasi a mangiarli, poi se ne va. Quindi, secondo me, qualcosa le piace di quei croccantini, però non è convinta perché è fissata che lei non mangia i croccantini. Quindi è, secondo me, è tutta una questione di testa, come per noi esseri umani è uguale per gli animali. E è tutta una convinzione che ha dentro nella sua testolina. Allora, ho preso questi qua, sempre Almo Nature. Allora, ci sono tre confezioni perché era un set prova, quindi costava abbastanza, diciamo, poco. Ah no, ho preso anche 6 scatolette di tonno, pollo e formaggio. Sono tre gusti insieme nella stessa scatoletta. Sempre 5,99 euro per 6 scatolette da 70 grammi. Poi, allora, questi croccantini qua sono il set prova, che oltretutto era scontato, per quello li ho presi. E comunque se non li mangia lei, li mangeranno quelli di mia mamma. E questi qua sono tre confezioni da 400 grammi l'una e le ho pagate 10,99 euro. Poi mi hanno regalato con un ordine, c'era un codice sconto e questo codice sconto non prevedeva uno sconto, in realtà, codice promozionale, scusate, non prevedeva uno sconto, ma prevedeva un regalino e mi hanno regalato una scatola da 125 grammi di croccantini. Però ovviamente a Panna non piacciono, l'ho già data a mia mamma che li ha già finiti praticamente perché 125 grammi lei ha tre gatti, finiscono subito, vanno matti. E sono gli Smilla Hearties. Allora ho preso il Frontline Combo che è appunto per le pulci, le zecche e questi i pidocchi masticatori.
Io l'ho preso perché ne ho messa una di pipetta l'8 febbraio, gliel'ho messa una e, perché in previsione di portarla fuori con il guinzaglio, quindi gliel'ho messa. Il prezzo generale è di 23 euro e l'ho pagata 18,90, quindi insomma una certa convenienza c'era, perché qui da me anche costa sui 23, anche forse di più. Allora, ho comprato anche la pettorina. Allora, sono stata tantissimo a cercare una pettorina per gatti, finché poi questo mese mi sono imbattuta in questo sito che è famosissimo, però io non c'ero mai andata a vedere, insomma. Non mi è mai venuto di vedere, in mente di andare a guardare in questo sito, di spulciare cosa c'era, cosa non c'era. Però, siccome c'erano gli sconti, ho detto: beh, vado a vedere cosa c'è. E allora ho cercato la pettorina per gatti e l'ho trovata. Io ho preso quella sportiva, quindi quella per gatti di taglia grande, e a panna va benissimo. Vi faccio vedere la confezione, questa, qua è dove era. E questo ovviamente hanno le misure, quindi le pettorine dovete comprarle basandovi sulle misure del gatto. Quindi io ho preso il metro da sarta e ho misurato il collo, ho misurato la pancia. Ovviamente lei non era molto d'accordo perché ci vuole giocare col metro, però insomma, questa qui è l'imbragatura per gatti di tipo Air Sportive XXL. Panna non è così grassa, però è stagna proprio di suo perché comunque è sterilizzata. Quindi è una pettorina molto comoda da mettere ai gatti che non stanno fermi. Tipo panna, lei non sta mai 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 ferma. La pettorina 6,99 euro, quindi un buon prezzo alla fine. Passiamo a un altro ordine, perché ho fatto due ordini divisi non sapendo quanti soldi potevo spendere, e quindi ho fatto prima un ordine più importante con la pappa e poi ho fatto l'altro ordine separato con il resto della roba. Allora, quell'altro ordine in pratica le ho preso una ciotola per la pappa doppia. Adesso.